Buonasera Crecco, che ha sfiorato il gol della vittoria con quel colpo di testa e che ha visto il salvataggio di Piscitella. L'hai vista dentro quella palla? Eh sì, ci speravo perché è arrivata con un rimbalzo dentro l'area, quindi l'ho provata a colpire di testa e l'ha salvata sulla linea, quindi purtroppo non è entrata. Oggi Crecco festeggia le sue 100 presenze tra i professionisti. Poteva essere con 3 punti e quell'occasione che hai appena raccontato, però dai, considerato quanto è successo sugli altri campi, bene così? Sì, gli altri risultati sono stati comunque favoriti, buoni per noi. Diciamo che la vittoria ci portava in alto nei playoff, quindi sicuramente abbiamo fatto secondo me una buona partita, un buon secondo tempo e ci meritavamo comunque la vittoria. Poi purtroppo abbiamo subito anche 2 o 3 occasioni dove pure loro potevano andare in vantaggio, quindi alla fine è stata una partita tirata. Ne abbiamo parlato proprio con il tuo allenatore qualche secondo fa, nel secondo tempo avete avuto tante occasioni per vincere questa partita e nel secondo tempo si è rivisto un Pescara davvero all'altezza. Sì, il secondo tempo avevamo più spazi di manovra, quindi tra le linee avevamo più tempo di gioco, quindi abbiamo creato di più il secondo tempo. Il primo tempo comunque ci siamo un attimo studiati tutte e 2 le squadre, comunque affrontare il Carpi non è facile perché loro giocano un calcio comunque sempre aereo, quindi non è facile giocare a pallone. Prima di ascoltare Castori rispondimi con una secco, sì o no, playoff in cassaforte? No, ci puntiamo perché ancora non è detto niente, comunque nel calcio non si sa mai, però secondo me se con il Verona facciamo una gran partita siamo quasi dentro.